edizione di Stadio News di studio Marco Cullà. E arrivò per il Palermo la prova del 9. Secondo in classifica, il Palermo questa sera a San Siro affronta il Milan per un ulteriore scherzetto. Almeazza e Rosa si sono sempre divertiti e hanno sempre fatto male al diavolo. Sarà così anche questa sera? Fabrizio Miccoli c'è, convocato, però non è ancora certo che sarà inserito nella formazione titolare. Parola del tecnico rosanero Davis Mangia, che alla vigilia della partita di San Siro ieri ha ovviamente affrontato come primo tema la situazione di Miccoli. C'è un po' di pretattica, funziona, una volta funzionava. No, è convocato, vediamo un po', abbiamo ancora la qualcosina da poter fare domani mattina. Forziamo un attimino ancora domani mattina e poi vediamo. Noi dobbiamo fare la nostra partita, ci saranno, l'importante è e capire i momenti della partita. Ci saranno dei momenti della partita che dovremo difenderci un po' di più, ci saranno dei momenti della partita che potremo gestire, ci saranno dei momenti della partita che dovremo attaccare. Dovremo soltanto essere bravi a interpretare il momento della gara. Maurizio Zamparini presenta così la sfida di questa sera del Palermo contro il Milan a San Siro. Mi aspetto un buon Palermo, ha detto il patron, una squadra in grado di fornire delle conferme. Al di là del fatto che i rossoneri, come dice giustamente Mangia, saranno incavolati, mi aspetto una conferma, al di là della presenza o meno in campo di Miccoli, dell'assenza certa di Balzaretti. Ultimamente siamo stati più bestia nera per la Juve che per il Milan. Nella passata stagione a San Siro fummo sconfitti infatti per 3-1. Tema il Palermo, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Sentiamo cosa dice il tecnico rossonero in conferenza stampa. Perché il Palermo è una squadra che gioca, una squadra organizzata, molto aggressivi, giocano discretamente bene, hanno entusiasmo. E quindi domani sarà tutt'altro una partita che è facile, come sono tutte le altre. Bisognerà affrontarla nel modo migliore, anche perché per noi domani è una partita molto importante. Amir Ruzinić, agente di Josip Ilicic, sgonfia la bolla di mercato che aleggia sul centrocampista offensivo rosanero. Io di Ilicic non parlo più, ha detto. Tutte queste voci intorno al calciatore iniziano anche a dare fastidio. Se volete parlatene con Zampanino o con Sogliano. Io, come già detto, di Inter e Juventus non ne so nulla e vorrei anche stoppare queste voci perché possono anche influire sul giocatore. Pochi dubbi di formazione per il tecnico del Palermo, Davis Mangia, che a San Siro dovrebbe schierare questo 11. Zorvas in porta, difesa con Mantovani, Silvestre, Migliaccio e Pisano. A centrocampo Alvarez, Barreto, Della Rocca e poi Ilicic. In avanti Miccoli con Hernandez. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.